Come fare se avete i balconi e i terrazzi distrutti dalle intemperie dell'estate? Seguitemi dopo la sigla, vedremo come fare. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione! Già nell'altro video vi ho spiegato un attimino come tentare di preservare e salvare le piante che avete, però nell'eventualità che proprio tornate a casa e o l'impianto di irrigazione non ha funzionato o vostra zia non è venuta a bagnare i fiorellini per cui si sono seccati completamente, cosa fare? Allora, attualmente nei vari vivai e garden e anche dai produttori stessi ci sono ancora le piante che avete preso in estate o primavera, nel senso come le surfinie, come la lantana camara. Ce ne sono ancora molte in piena fioritura e questa fioritura vi durerà per altri 2 mesi, arriverà fino a dicembre, alle porte di dicembre. Per cui fate una bella cosa, fate un bel giro, andate a vedere nei vari garden che cosa vi propongono e poi saranno anche in offerta perché sono le ultime, quindi converrà andare a prendervi ancora la fioritura estiva. Non pensate immediatamente alla fioritura autunnale come possono essere i ciclamini, i crisantemi che sono appena arrivati, sono ancora un po' indietro. Continuiamo a goderci le fioriture più eclatanti, quelle belle, grosse, un po' violente e chiacchierone, sia come piantine stagionali, sia come piantine perenni, come questa magnifica lagestroemia. È una lagestroemia indica che solitamente è un alberello, in questo caso è prostrata, è una cultivar un po' particolare e rimane a cespuglietto. Oppure come le famose echinacee di cui vi avevo parlato in un altro video, la pianta sacra degli indiani. Guardate che bella, nonostante i petali oramai stiano andando, rimangono questi ricci che sono molto ornamentali. Poi, se la volete abbinare ad altre piantine, c'è questa euforbia, che fa parte della stessa famiglia delle stelle di Natale, che è stranissima, è un'euforbia ibrida, che sembrano tante farfalline bianche posate sui rami. Che cos'altro possiamo utilizzare? Oltre all'echinace, piante un po' antistress come possono essere le lavande. La lavanda, in questo caso, è una lavanda angustifoglia, ovvero che ha la foglia molto stretta e lanceolata, e ha un colore della spiga che è un viola molto più intenso di quello della lavanda normale. È una pianta di cui abbiamo già parlato e straparlato, ma ve lo ripeto, è ricca di proprietà anche curative e antistress, sia dal profumo e il resto. Poi, altre piante che possono stare ancora fuori per questi 2 mesi, mese e mezzo, ci sono anche tutte le altre, tipo l'Euphorbia mili, la Spina Christi, che è una pianta semisucculenta, fa questo magnifico, che non è propriamente il fiore, è una brattea, perché essendo anch'essa un'euforbia, è un po' come la stella di Natale, sempre della stessa famiglia. Fa questa brattea rossa a forma di cuore e il fiorellino è minimo ed è all'interno. Spina Christi perché, come potete vedere, proprio sotto le foglie, guardate com'è armata, è piena di spine perché è una pianta semisucculenta. La foglia, questa qui, è morbida, ma il fusto è bello grassottello. Quella dovete tenerla fuori finché c'è ancora bel tempo e caldo, dopodiché la potete ricoverare e continua a fiorire tutto l'anno. È una pianta abbastanza particolare, originaria del Madagascar e non richiede particolari cure, anzi pochissime cure, poca acqua. È una pianta che va benissimo per chi ha il pollice nero. E poi la nostra amatissima curcuma, che vi ricordate che abbiamo fatto anche lì la puntata sulla curcuma e vi ho promesso che quando mi sfiorirà tutto andremo ad estrarre la spezia dai tuberi che sono sotto, dalle radici. Quindi, adesso come adesso, che cosa fare per avere ancora un bel giardino, un bel terrazzo, un bel balcone fiorito? Girate, andate in giro, andate per vivai e comprate tutte le piantine che avete preso prima di andare via. Ce ne sono di tutti i colori. Mi raccomando, fatemi vedere una città fiorita.